B Marcello Bergamo è un'azienda specializzata nella produzione di abbigliamento tecnico per ciclismo. La diffusione del marchio MB Bergamo è al centro degli obiettivi aziendali, analogamente allo sviluppo di partnership con marchi nazionali ed internazionali. Il Giro d'Italia femminile si è concluso domenica 12 luglio a Vittorio Veneto con il successo di Fabiana Luperini, 23enne toscana. Il suo è il quarto giro vinto consecutivamente, un record mai raggiunto da nessuna ciclista nella storia di questo sport. Un giro iniziato in Sardegna, ma che ha avuto nelle tappe con arrivo in salita in programma nella seconda metà della Corsa Rosa, a cominciare da quella del Monte Serra, il naturale trampolino di lancio verso l'ennesimo successo di Fabiana. Sul traguardo di casa, la campionessa toscana scalza dalla cima della classifica Sara Felloni in rosa da due giornate. Il giorno dopo, sul traguardo di Assisi, sfoggia da vincitrice il simbolo del primato. Poi giornata intera in Emilia. Nella mattinata, dal Novellara al Correggio, 85 km senza storia, solo la fuga a 6 che proietta al successo l'australiana Wilson. Bis per la simpatica studentessa in legge dopo la vittoria di Civitavecchia. Nel pomeriggio invece semitappa a cronometro dagli stabilimenti della manifattura Riese, meglio conosciuta per i prodotti marcati Navigare, prendono il via le ragazze tutte concentratissime. La classifica ancora fluida, a vincere è la canadese Linda Jackson, seconda l'anno scorso al termine del giro. Molto bene Fabiana Luperini, che è riuscita a contenere il distacco, ma ha dovuto però cedere le insegne del comando alla quarantenne e felicissima Jackson. Il giro si sposta in Romagna, da Casalecchio di Reno a due passi da Bologna verso Imola, patria dei motori, ma anche terra di ciclismo, e sul circuito dei Tremonti, dove in passato si laureò campione del mondo Vittorio Adorni, la corsa si fa tattica. La maglia rosa della Jackson, Barbara Hebb, Alessandra Cappellotto e Fabiana Luperini si curano, ed approfittarne è Luisiana Pegoraro, toscana ciclisticamente ma veneta puro sangue, che dopo una cavalcata solitaria conquista la tanto attesa vittoria. Questo è il coronamento di un grande impegno da parte della mia squadra, e soprattutto ecco, ringrazio veramente tanto la Longhini, speravo veramente in una vittoria, perché per dimostrare che quando le cose si vogliono veramente, con l'impegno di tutti, si arriva a fare anche dei risultati che per la nostra squadra sono importantissimi. La tappa con conclusione a Imola ha fatto da preludio a quella dolomitica da Predazzo al Passo Pordoi. Tanta gente al raduno di partenza, tutti acclamano Fabiana Luperini. Quale reputi l'avversaria più difficile, la Hebb o l'americana? Ma penso la canadese, visto che ha la maglia rosa e visto che è in vantaggio su di me. La Hebb, penso, sì, è un atleta forte, però in salita non mi ha mai staccato e spero che non mi stacchi nemmeno ora. Speranza soddisfatta. Dopo un tratto in pianura, dove le ragazze hanno raccolto applausi a non finire, ecco l'inizio del Pordoi, e qui prende il via lo show di Fabiana Luperini. Alle sue spalle Linda Jackson in maglia rosa, impegnatissima a difendere le insegne del primato, e una Barbara Hebb che proprio non ce la fa a reggere il ritmo. Più indietro un gruppetto comprendente la campionessa del mondo Alessandra Cappellotto. La Luperini marcia con 40 secondi di vantaggio sulla canadese, ormai la maglia è quasi sua. La certezza la trova agli oltre 2000 metri del Passo Pordoi, dove tra due ali di folla veramente impressionanti, Fabiana conquista tappa e maglia. Da dopo domani replicherai sul tambre? Ma ci sto bene, sì, perché appunto la mia squadra lavora sempre, c'è delle ragazze eccezionali, e quando vedo tirarle così in pianura posso mai deluderle dopo in salita. E una dedica per questa tua ennesima vittoria e per il ritorno in rosa? Di sicuro a tutte le mie compagne di squadra, perché sono... è bello vedere ragazze vincenti che aiutano un'altra ragazza a vincere. Sulle prime rampe del Pordoi però la Jackson ti era sempre sotto, sempre a 15 secondi, non temevi un suo probabile rientro? Sì, la Jackson è un'atleta fortissima, che io stimo molto, perché è anche una delle più leali, simpatica, e quando vinco mi fa sempre complimenti, quindi mi dispiace un po' per lei per avergli levato la maglia, però
sono contenta per me e per la mia squadra. Lupini is a fantastic climber. I have a lot of respect for her. She's very, very strong. Yeah. È fantastica, è veramente tanto tanto forte. Queste le parole della canadese atleta di rango che ha voluto riconoscere le qualità della regina delle montagne di nuovo in rosa. Luglio è tempo di vacanza, anche il Giro si trasferisce come migliaia di turisti a Bibione per dar vita ad un circuito cittadino. Una gara ovviamente senza storia, una tappa adatta alle velociste, ma a 3 chilometri dalla conclusione una caduta coinvolge alcune atlete. Tra esse la Greta Zocca, favoritissima, e la canadese Jackson. La prima vede così sfumare una probabile vittoria, la seconda perde ulteriori secondi in classifica. L'unica felice è l'australiana Wilson, vincitrice, davanti a Gabriella Pregnolato. Longarone ospita la partenza della penultima tappa che porterà le ragazze a Tambre, la tappa più dura di tutto il giro, con un'etta finale dai tratti impossibili. Una tappa dati tempi, sul finale di gara in due a condurre la danza la Punchiskaite e la Sunsted. Ma Fabiana, quando mancano 7 km alla conclusione, innesta il turbo, raggiunge le due battistrada e di slancio le supera invitando Pia Sunsted a seguirla. Un finale travolgente con Fabiana che per almeno 5 o 6 volte attende la compagna, poi sul culmine della salita a 2 km dal traguardo l'invita a passare avanti. Un gesto che esalta ancora di più l'atleta, fortissima e spietata in salita nel demolire l'avversaria, ma nel contempo dal cuore generoso con chi l'ha sempre aiutata. Vittoria alla finlandese, Oscar dell'amicizia a Fabiana Luperini. Sì, sono contentissima perché è la prima vittoria stagionale e ho aspettato tanto tempo. Era dal Giro del Trentino che avevi questo urlo di gioia. Sì. Oggi l'hai sfogato qua a Tampa. Sì, veramente. Fabiana, oggi un grande gesto che solo i campioni sanno fare. Ma mi sembra il minimo perché la Pia per me è una delle compagne che mi sta più vicino. Insieme alla Roberta, alla Marzal, alla Gabriella, e mi sembra il minimo che potevo fare perché quest'anno ha avuto tanta sfortuna perché altrimenti avrebbe vinto il Giro del Trentino e forse anche la Freccia Vallone. Oggi una grande impresa che ti permette anche di mettere il sigillo su questa nona edizione del Giro d'Italia Donne. Sì, ormai penso mi divide dalla fine 116 chilometri, tra l'altro abbastanza facili, poi la squadra in ottime condizioni, quindi sono in una botte di ferro. Ultimi 116 chilometri, quindi, da Conegliano a Vittorio Veneto, luoghi della Grande Guerra. Il giro si conclude infatti nella città decorata al valor militare per ricordare gli 80 anni dalla vittoria. Ultime rampe da superare sulle colline di produzione Prosecco, poi in picchiata per il 12° e ultimo traguardo. E sulla via principale di Vittorio Veneto è ancora una volta Greta Zocca, la più forte velocista, ed è gran festa. Greta, una grande volata anche oggi, una grande volata anche oggi. Oggi è la vittoria che non ho fatto a Bibione. Ringrazio le mie compagne e la Fabiana che mi ha tirato la volata. Veramente meravigliosa. Fabiana, la squadra al tuo servizio, ma anche tu al servizio della squadra. Oggi è lì a tirare la volata a Greta Zocca. Sì, visto che era finita, mi sono impegnata tutto l'ultimo chilometro per Greta perché dopo la volata sfortunata di Bibione ci teneva oggi a vincere e anch'io ci tenevo. Oggi sei arrivata a 4° successo al Giro d'Italia, una folla incredibile ti applaude e soprattutto i tuoi grandi sostenitori. Sì, li ringrazio molto perché mi seguono per tutto il mondo. Nada, un grande finale degno di tutto il lavoro che avete svolto in questo Giro d'Italia. Sì, abbiamo dimostrato che siamo una grande squadra, anche oggi ci hanno attaccato dall'inizio, ma noi volevamo portare anche Greta Zocca in volata, ce l'abbiamo fatta. Io sono arrivata 4ª e Fabiana è unica perché attorno a lei c'è una grande squadra, però c'è anche una grande Fabiana Luperini. Gabriella, allora un tuo commento, non hai trovato la vittoria in questo Giro d'Italia, 2 secondi posto per te, ma un grande giro comunque. Ma diciamo che la vittoria l'abbiamo ottenuta oggi con Fabiana, che è grande, e per me essere in questa squadra con Fabiana è già stata una grande vittoria, perché vincere un Giro d'Italia di fianco a Fabi è unico.
Fabiana, oggi si sono colorati tutti i capelli, non solo, anche qua Beppe Pigione, addirittura i baffi si è fatto di rosa in tuo onore. Sì, perché oltre ad essere compagni di squadra siamo tutte grandi amiche, si va d'accordo e quindi finita la tappa ci piace molto scherzare e quindi oggi abbiamo fatto questo lavoro. Questo era l'ultimo arrivo, l'ultima tappa della edizione 1998 del Giro d'Italia femminile. Giro d'Italia femminile organizzato, come dicevamo, dall'Unione Ciclistica Vittorio Veneto e da Giuseppe Tonon, che vediamo là di dietro festeggiare con le atlete.